Ciao, allora oggi voglio aprire con voi questo sacchettino che ho preso su Wish. È una mystery bog piccolina, piccolina. Allora, l'ho appena ricevuta e voglio assolutamente aprirla perché ancora è chiusa, come si vede, c'è ancora il nodo, e non l'ho aperta neanch'io, ma non so cosa c'è dentro e voglio aprirla. Allora, intanto c'è questa rossa da donna oppure blu da uomo. C'erano queste due, io ho scelto questa rossa. È carina la stampa col tessuto, non ho la minima idea di che cosa voglia dire, se vuol dire qualcosa. Comunque sia, è carina. Allora, costava 1 euro più 1 euro la spedizione, ma io l'ho presa con un gruppo d'acquisto, quindi 90 centesimi. Avevo uno sconto del 10%, quindi 0,81. E quindi l'ho pagata 1,81 euro e quindi io direi di scoprire che cosa c'è perché sono curiosa, assolutamente. Mi sembra bella piena. E sì, ho una passione per queste mystery bag, mystery box, non so come si chiamano. Pacco sorpresa. Allora, per prima cosa direi di iniziare a non sfogliare, snodare il fiocco. Tutto in diretta. Oggi non pensavo di fare video, infatti sono un po' accampata, però comunque non potevo resistere a non guardarla, quindi eccoci. Allora, è grande così, aperta. Come sempre, guardate prima voi. Queste cose rumorose mi piacciono. Allora, vediamo cosa c'è. Ma c'è un sacco di roba dentro. Uno e due. Adesso è vuota. E vediamo. No, tre. Tre cose ci sono dentro. Wow. Iniziamo a vedere dalla prima. Allora, questa che sembra una paparazzi. Dice paparazzi e noi adesso l'apriamo. Quando vado a editare i video, vedo le mie facce che faccio, ma sono novità anche per me. Quindi, ah, è un bracciale! È un bracciale con la chiusura qui. È semirigido. Aspettate che mi avvicino. Allora, è semirigido. Ha questa super. Non è una perla, è un berlucco, è grandissima e poi comunque ha la chiusura. Allora, adesso lo proviamo. Vedete che è semi-rigido, quindi dovrebbe andare bene sempre. Allora, adesso in diretta con voi. Ma è carino! Adesso no, con la sinistra non riesco a chiudermelo, comunque è bellino, però si potrebbe chiudere, volendo, si potrebbe riuscirci, ma è bello! A me piace, il bracciale mi piace. Andiamo avanti. Ah, allora, questo Fashion Jewelry, ecco qui, che no. Sono orecchini. Io li apro, però so già che non li metterò perché io ho un problema con i buchi che ho e qualunque cosa che uso che non sia oro e anche l'acciaio anallergico mi dà da fare. Quindi sono bellini con il buco, sono quelli con il buco, sono carini, anche abbastanza semplici con i diamantini, ma questo non possono saperlo loro, magari anche acciaio anallergico, però io assolutamente non li posso mettere, se no in giro di 2 giorni mi vengono le croste. Eh sì, è così. Eppure ho i buchi da una vita o metto le cose assolutamente anallergiche oppure bigiotteria a me dà da fare. Carini, ma questo per me no. Andiamo avanti però perché metto che sono tre, quindi anche il terzo. Questo è Florence Scoogle.
Questa è una collana. Allora, intanto vogliamo parlarne che nella confezione c'è questa specie di pannetto attaccato che è morbido. Non so come farvelo vedere. Infatti, vedete che dove era appoggiato ha fatto il buco. Cioè, è morbido, ma anche bello, bello imbustato. Adesso la togliamo perché io sono curiosa. Quindi alla fine era una parure, tutta una parure perché c'erano gli orecchini, il bracciale e questa, quando riuscirò a staccarla, è la collana. Bella l'idea. Allora, è questo qui. Aspettate. È verde con tutti i brillantini qui che infatti fanno un sacco di luce e mi stanno mandando in palla la telecamera. Allora, questo è verde mentre questo era sembra un viola marrone, non è nero ed è verde, è fatta bene. La collana è particolare, aspettate che cerco di avvicinarla, che vedete ogni tot ha una specie di maglietta. Quindi fa un dettaglio particolare. Allora, adesso la proviamo. La collana la proviamo. Questi gancettini per me sono tremendi. Questo è proprio duro, oltretutto di gancetto. Forse perché è la prima volta. Aspettate che cerco qualcosa per smuoverlo. Ok. Allora, una volta smosso la prima volta, il gancetto si apre bene, adesso la mettiamo al dritto. Qui in fondo ha le varie maglie più grandi, così si può attaccare alla misura che si vuole. Lo attacchiamo qui. L'ho messa corta perché così si vede. Beh, è bella. È bellina. È molto carina. Aspettate che mi avvicino. Mi sembra molto carina. Quindi abbiamo la collana, il bracciale, che anche questo è bello, e gli orecchini, che vabbè, questo è un fail per me, ma comunque sia, sono bellini. Credo che tutte queste cose belluccicose per 1,81 euro ci stanno e come, a me piace. E niente, con le mystery box di Wish io mi trovo bene perché sono cose carine. Certo, normalmente sono, secondo me, ormai ho visto che sono questi gioiellini, quindi non vi aspettate chissà cosa, però se per caso vi interessa una collanina, un braccialetto, comunque, ad esempio, c'entra niente, ma le collane di Wish durano un sacco. Cioè io quella, non guardate questa, ma questa qua che ho indosso da prima, cioè, ce l'ho sempre e non diventa nera, è bella resistente, quindi mi piacciono. E poi c'è questa cosa della sorpresa ed è a 1,81 euro, cioè alla fine con gli sconti, quindi cioè, direi che si può fare tranquillamente. E niente, fatemi sapere se questa è proprio carina. Mi piace, questa mi piace. Fatemi sapere se a questo video, come sempre, vi ha tenuto un pochino di compagnia, se vi piacciono questi prodotti e quali vi sono piaciuti più di tutti, quindi la collana, il bracciale. Oppure gli orecchini, che sono belli, non posso dire di no, sono belli, ma non vanno bene per me. Sono comunque col buco, con la loro chiusura, sono fatti anche molto bene e sono super sbrilluccicosi. È tutto super sbrilluccicoso che infatti mi manda in palla tutta la fotocamera, ma va bene. Allora, mi piacciono queste mystery box ed credo che adesso non ne ho viste altre, però periodicamente penso che qualcosina potrei anche prendere. Così lo spacchettiamo insieme. Allora, se vi ho tenuto un pochino di compagnia, fatemelo sapere con un like e con un commentino, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più di tutto. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!